leggo tre poesie inedite che hanno come scenario naturalmente Roma, perché al momento è l'unica cosa che mi interessa e dall'alto dei miei 62 anni credo che sia abbastanza complicato. Chiarore al portico d'Ottavia. Ieri a Roma Ottavia non fu pensata da nessuno. Da qualche parte si spinsero fino ad Augusto, ma non giunsero a sua sorella. Qualcuno su un banco di libri usati scovò quel nome, ma non si ricongiunse al passato. In seguito a ricognizioni nel sottosuolo, un archeologo dalla chioma aizzata e gli occhialini parlò del Teatro di Marcello, luogo dedicato al figlio d'Ottavia, ma per lei neppure una parola. La sorella di Augusto non interessava nessuno. Ieri a Roma Ottavia non fu pensata da nessuno, ma neppure l'altro ieri, e in un mese fu sfiorata solo in due occasioni. Ho schivato guide e ho lasciato campo aperto al mio dolore. Non voglio mappe, turisti attorno, foto e capitomboli a voce alta, mentre si sta lì quasi pregando. Ieri a Roma Ottavia non fu pensata da nessuno. Però non dico il vero, se là davanti ci finisco tutti i giorni. In visita pastorale, avendo molto da osservare, cerco tra i marmi quanto dal tempo c'è solo da imparare. Il riposo della poesia, carezze al cimitero acattolico. Nel verde geometrico, dove le lapidi non cedono su un lato e l'identità resiste nel grigio, passo in rassegna la poesia dei secoli e mi divido tra Keats e Shelley, Wilcock e Bellezza. E la vita è proprio un pasticciaccio brutto se ha visto qui Gadda e lì Gregory Corso. Dei gatti distesi mi donano poesia e così in mente sopraggiunge Sandro Penna a confortarmi. Non vedi? Al sole i gatti dormono a due a due. E concludo con Lungo degenti dell'arte. Poeti e pittori, i veri gioielli di Piazza Navona. Un caffè ai tre scalini era un sollievo per i lungo degenti dell'arte. Il tardo risveglio li rendeva così sbragati e nobili che li si voleva accanto per la vita. Grazie.